Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Se sei sensibile a questo genere di contenuti, io ti invito a chiudere il video. In caso contrario, ti invito a restare con me fino a fine video perché ho delle cose veramente importanti da dirti. Allora, qualche giorno fa in Cina è morto questo ragazzo di 25 anni. È morto facendo una panca piana, strozzato da 130 kg. Adesso, questa qua è la clip. Voglio analizzare con voi certe cose che sono veramente importanti. Come possiamo vedere, il ragazzo, suppongo che stesse provando, ecco, a fare del powerlifting, perché quello era un carico, da come posso vedere, da massimale. Ecco, lui cercava di fare un massimale. Sul bilanciere ci sono due dischi da 20 e uno da 15, suppongo, quindi un totale di 130 kg. Ragazzi, io ho notato delle cose che mi hanno un po' rabbrividito. A parte che la clip è molto cruda, si vede letteralmente il ragazzo che muore alla fine. Io ho potuto notare alcune cose guardando questa clip che mi hanno veramente, ragazzi, rabbrividito. Allora, qui innanzitutto il ragazzo, come abbiamo detto, sta facendo un massimale. Due sono le cose che possono succedere quando fate un massimale: o chiudete l'alzata o non ce la fate. E con un esercizio come la panca piana, che io ritengo che sia l'esercizio più pericoloso in assoluto, questa è una mia opinione, non avere uno spotter o non avere l'attrezzatura di sicurezza è un puro suicidio. Gli è stato fatale a questo ragazzo. Un'altra cosa che ho potuto notare è un cuscinetto sotto la sua schiena. Quello sicuramente l'avrà usato per accentuare l'arco sulla schiena, ecco, e raccorciare il ROM, il range of motion, che sarebbe il movimento completo dell'esercizio. Purtroppo, raga, il ragazzo, infatti alcuni mi hanno detto che non ha spinto il bilanciere verso lo stomaco, avendo quell'arco era impossibile. Infatti sulla clip possiamo vedere che il ragazzo riesce a sollevare il bilanciere per 3-4 cm, ma non sono stati sufficienti per poter spingere quel carico verso lo stomaco, perché c'aveva quell'arco. In caso ci sarebbe riuscito, il bilanciere dove si andava a fermare? Sul pettorale, e poi gli scivolava sulla gola, cosa che è praticamente successa. Ragazzi, la clip è molto cruda, io l'ho vista e mi viene ancora la pelle d'oca. Se fate panca piana, per favore assicuratevi che c'è una persona dietro di voi. Se non c'è nessuno, assicuratevi di utilizzare l'attrezzatura di sicurezza. Quelle cose lì non sono messe a cavolo, vanno utilizzate. Mi è successa anche a me un paio di anni fa sta cosa. Non facevo massimali, io massimali non li faccio, è una cosa che non voglio fare. Ti sto dicendo di non farli? Assolutamente no. Se ti senti portato di fare i massimali, falli pure, ma assicurati sempre che c'è qualcuno dietro di te e che tu stai utilizzando l'attrezzatura adeguata. Volevo fare un peso elevato, cercare di fare, ecco, 6 ripetizioni. Alla sesta non sono riuscito a chiudere il movimento, sono fortunatamente riuscito a spingere il bilanciere verso il mio stomaco, come potete vedere in questa clip, e rialzarmi senza essermi fatto male. Nell'articolo che ho letto, lui si trova in una palestra da 300 metri quadri e c'era una bellezza di 4 personal trainer che purtroppo erano tutti occupati, sicuramente stavano allenando i membri della palestra. Io adesso, cioè, non oso veramente immaginarmi questi secondi atroci che ha dovuto passare questo ragazzo, trovandosi con un bilanciere di 130 kg sulla gola e non poter neanche urlare. Questa cosa, ed ecco il perché sto facendo questo video, si poteva evitare veramente, in primis utilizzando l'attrezzatura di sicurezza, come potete vedere in questo video che adesso vi mostro, che anche il tizio in questione ci stava per rimettere la vita, anche lui, guardate. Potete vedere, attrezzatura di sicurezza, spinge, il bilanciere purtroppo non si ferma completamente su entrambe le sicurezze, però riesce comunque a uscirne fuori. Se lui non avesse utilizzato questa attrezzatura, avrebbe fatto la stessissima fine di quel povero ragazzo che è morto qualche giorno fa. Ragazzi, ve lo chiedo per favore, quando andate in palestra, andateci con la testa sulle spalle. Ego lifting non serve a nulla. Fare massimali, ok, è figo poter dire agli amici: io spanco qua, io faccio questo le squat, io faccio questo le stacco. Ma va fatto con la testa sulle spalle. Assicuratevi che state svolgendo bene il movimento, assicuratevi sempre che c'è qualcuno dietro di voi e che state utilizzando l'attrezzatura adatta, d'accordo? In palestra andateci con la testa sulle spalle, così evitiamo cose del genere. Io ti ringrazio di essere stato con me anche oggi e noi ci vediamo al prossimo episodio.
Mando un abbraccio grosso a tutti quanti. Ciao ragazzi.